anno 0, siamo a Soncino in provincia di Cremona. Alcuni giorni fa, in questi giorni, ho ricevuto ancora alcune segnalazioni richieste da parte di cittadini che mi chiedono un aiuto. Questi cittadini sanno che mi do da fare, dal 2010 mi sto andando da fare per cercare di migliorare alcune situazioni che i cittadini tanti ignorano e non vogliono preoccuparsene. E io vi dico, cari cittadini, voi avete ragione, mi avete scritto delle cose più che sensate e voi mi scrivete perché non riuscite a trovare la soluzione. Avete ragione. Il comune, le istituzioni spesso e volentieri agiscono con prepotenza, oserei dire anche spesso e volentieri utilizzando abuso di potere, perché non vi danno delle risposte, delle motivazioni, dei criteri. A qualcuno sì, ad altri no. Come mai? Perché? E quando voi scrivete o quando noi scriviamo, a chi dovrebbe intervenire? Tutto tace, perché tra di loro non si ostacolano, non si urtano, non vanno a combattere tra le loro istituzioni. Ignorano, fanno finta di non aver capito, di non aver sentito, di non aver ricevuto o di non fare nulla. Io ho segnalato, ad esempio, per dirne una, e l'ho raccontato in un altro video, che alcuni uffici pubblici del comune e un luogo affittato dal comune per un esercizio pubblico, sotto l'ufficio del sindaco, peraltro, ha le barriere architettoniche. Ebbene sì, nel 2022 non si può entrare se non si è sani. Cosa hanno fatto le autorità competenti informate? Nulla, con tutto il rispetto del nulla in senso filosofico, che è una parola nobile e molto importante. I cittadini, per raccontare alcune cose banali, ma che i cittadini hanno ragione, non sono banali, però per far capire che qualcuno potrebbe dire che problema è, no, è un problema. Alcuni cittadini chiedono lo specchio per uscire dalla casa per poter vedere e transitare in tranquillità con la macchina. Hanno avuto degli incidenti, hanno investito delle persone, chiedono al comune lo specchio. No, gli rispondono che la domanda non è accolta. 10 metri dopo, la casa dopo, qualcuno ce l'ha. Ma che criteri usate? E nel rispondere che non è stata accolta, quale criterio date al cittadino per dire voi sì e altri no, voi no, voi sì? Qual è il criterio? Com'è possibile che in centro storico i cittadini vi chiedano i pannelli solari, voi li negate e invece qualcuno ce li ha e qualcuno li sta anche mettendo. E se poi il cittadino viene in comune a chiedere, ti guardano come dire fatti affari tuoi. No, no, sono affari di tutti. E cari dipendenti che rispondete sempre con questo fare annoiato, come è arrivato qui questo qui a rompere, voi siete pagati da noi. Rispondete con gentilezza e con garbo. Siete fortunati perché non c'è nessuno sopra di voi che guarda e esamina il vostro comportamento, nessuno che guarda come lavorate, cosa fate, se andate a bere il caffè durante l'orario lavorativo, se parcheggiate le macchine di vetro di sosta, giunta compreso. C'è un disco esterno con almeno 200 fotografie di macchine di vetro di sosta, ignorate da chi dovrebbe invece sanzionare. Cari cittadini, invece voi sapete che ogni tanto avete preso le multe, ma voi non siete come loro, voi siete cittadini di serie B, voi non avete un incarico, questi hanno un incarico, li avete votati voi. La ingiustizia più profonda. In queste ore stanno fissando dei panettoni con gli obbrobri di cemento gialli, dissuasori di traffico davanti ad alcune case, in alcune vie, specialmente in una via, in particolare in una via, motivandola. Dicendo che, motivando questa azione, dicendo che non si riesce a transitare e ci sono delle macchine di vetro di sosta. Ma Soncino è piena di vie con macchine di vetro di sosta e dove non si riesce a transitare, nelle vie limitrofe la Rocca, in tutti gli angoli si riesce a. Mettetele ovunque loro i panettoni, ma perché in questa zona, a questa famiglia davanti alla casa, gli mettete i panettoni e in altre zone no? Perché sono amici? Datemi il criterio, siate seri. E invece abbiamo uno Stato che agisce in modo prepotente. Ma questo è il comune dove dietro il cimitero di Galignano, l'ho già detto, non mi stufo di dirlo, abbiamo una via che da 3 anni, oramai quasi tre, è incompiuta. E chi è stato pagato e ha già incassato anche i soldi, progettisti, non solo dormono tranquillamente, prendono lo stipendio, non c'è nessuno che dai vertici gli dice: oh, dovete dare delle spiegazioni ai cittadini. E non c'è una di queste persone, compreso l'amministratore, che abbiano la dignità di dirci, non sul giornale, di dire un'assemblea, di dire: noi quella strada lì non riusciamo a finirla per questi motivi, è un diritto nostro, quei soldini lì sono i nostri e questa è un'ingiustizia. Io l'unica cosa che posso fare, che posso dirvi, è che stando nel mio studio dove quotidianamente leggo e parlo con Jean-Jacques Rousseau, parlo con Kant, parlo con Schopenhauer, parlo
Parlo con Kierkegaard, con Hume, con questi grandi pensatori. L'unica cosa che posso dirvi è che posso solo compatirvi. Io quello che sto raccontando, e ho cose anche molto più grandi da dirvi. Abbiamo segnalato l'estate scorsa un uso indiscriminato dei fuochi d'artificio, che sono Cina, viene l'estero di accendere fuochi d'artificio fa esplodere. E il comune risponde: quelli di libero commercio si possono esplodere quando fare scoppiare quando ognuno vuole. Ma come? Ci sono dei criteri, delle leggi, entra in gioco il disturbo della quiete pubblica, della sicurezza, e se le fai esplodere soprattutto su un territorio o territorio comunale, il comune deve disciplinare. Infatti ci sono dei regolamenti da mettere in pratica per garantire. Hanno fatto esplodere i fuochi d'artificio su delle strade con le persone a 10 metri di distanza che per caso parte storto. Chissà cosa accade. Abbiamo segnalato i vertici di questi uffici, non il Consiglio di Stato, ma quasi, ci rispondono: ma solo lei ci ha fatto questa segnalazione, e invece l'ha fatta in 5. Ci raccontano anche le balle, e da allora nessuno ha detto nulla. In via Brescia ho segnalato e ho avuto anche un assenso da parte di chi si occupa di questo. Abbiamo delle irregolarità dal punto di vista del codice della strada. Cosa stanno facendo? Nulla. Una banalità per farvi capire cosa fa il nostro comune: ho segnalato un cartello sbagliato, pericolosissimo peraltro, in via Matteotti, di pista ciclabile promiscua, cioè dove possono transitare su un marciapiede in contramano pedoni e biciclette. L'ho segnalato, mi hanno risposto e mi hanno dato ragione che è sbagliato e andrà rimosso. Era il 19 agosto 2022, siamo al 1º dicembre e nessuno ha fatto nulla. Il cartello ancora lì, non c'è una persona in grado di togliere il cartello, e hanno ammesso che è fuori legge. Non sappiamo a chi rivolgerci, cari cittadini. Io proverò adesso a rivolgermi. Proviamo, pensiamo a questa strada. Ci rivolgeremo a Shiva, a Buddha. Ci rivolgeremo non al nostro Dio, perché la Chiesa locale non solo ha dato prova in tutto questo periodo di essere prepotente. A Soncino molte persone stanno aspettando ancora di essere ricevute dalla Chiesa che ha debiti e si è comportata male, ha fatto cose non belle alle persone. Non ci ricevono, sono impegnati a mangiare, a bere, nel loro vitto alloggio e a stare bene. Quindi la Chiesa e Dio non disturbiamo, che è già preoccupato di forse far capire ai preti che il denaro non è la prima cosa, l'apparire non è la prima cosa. Detto questo, insieme ai filosofi che qui sono vivi nella mia libreria, nel mio studio, posso solo compatirvi, possiamo solo compatirvi.